Io di solito a stand riuscivo a fare dei selfie e invece. Grazie a Ring Stand non stenderò oggi, mai più. Oggi ci sono delle sorprese per te sempre. Questa è la prima, ma poi c'è quella più grande. A me l'ha regalato. Ma detto così mi sto preoccupando. Non lo so. Che cuore a cuore, questo è un omaggio di Energas. Non si fa così. No, no, non sono io che li regalo, ma li regala Energas. Cosa aspettate? Andate sulle stazioni Energas, fate un pieno di premi, un pieno di energia azzurra e un pieno di Ring Stand. Grazie mille a tutti gli amici di Energas. Allora, abbiamo qualche altra curiosità dal web, se qualche dichiarazione di giocatore, ancora niente. La ricetta simpatica per un menico, non lo anche so le pure. Quote, se vuoi. È la quota di Anghis. La maglia messa oggi in onore di Maradona è stata in poche ore, in meno di 3 ore, è stata già sold out. È stata infatti solo su Amazon possibile acquistarla. E 150 euro credo. Io dico una cosa. Però io sto aspettando le quote. Io però volevo dire una cosa. Allora, questa è una cosa mia personale e uso TV canale 8, uso per questo. Sono entrati i giocatori in campo. Utilizzo questa. Allora, mio figlio che ha 18 anni che vive al nord mi ha chiesto per la prima volta una maglia del Napoli. Io devo, per cortesia, voglio contribuire al suo processo di napoletanizzazione, per cortesia, e vuole una di queste maglie dell'edizione di Maradona. Cioè, voi che conoscete i calciatori, i direttori sportivi, le cose, mi aiutate, va bene anche quella del terzo portiere, non è un problema, è che vorrebbe, cioè a comprargli la compro, non è un problema, lui vorrebbe una maglia da gioco. Se c'è qualche anima via, è un creatore. E tanto bene, 18 anni non voglio legare su fetta, sai, perché sta a nord e ti fa Napoli ed è vessato veramente. Ma non vedo. Ragazzi, se vive, pensate, vive a Biella, chi ne è Juventini, tifosero Milan, nell'Inter e lui. Forza, se la merita, Napoli. Se la allora rendetevi conto che io gli ho dato pure, pensate che addirittura io gli avevo pure procurato una maglia di Campagnaro e gli ho detto tutto. Pur di fare Campagnaro da girare, che volevo forgiarlo. Povero e ci sono riuscito. Ce l'avrò poco tutti Guaglione, secondo me. Non c'è un buon però io non vedo più Carusiello Lango. No, Carusiello si mette all'inizio della partita. Non farmi preoccupare. No, sta già là. Okay. È già lì. E io c'ho anche un arretrato di un euro da mettere nel Carusiello. E noi ci ricordiamo bene. Però ti do un consiglio: se arrivassero le quote del gol di Anghis, ecco, tu lo potresti investire allora sul gol di Anghis. No, Fabiana, perché è molesto, io lo so, tu no, neofita di questo posto. Io quindi non vorrei dire, cioè, sulle quote c'è un gol di Anghis. Ti spiega un po'. Vedi tu, casomai, contro. È un'incognita. È entrato a Napoli. Fa tripletto. Sta entrando. Scusatemi, visto che abbiamo visto insigne, posso dirvi la mia? Certo che la puoi dire. Però lo sai in maniera. L'ho conservata con educazione. Come sei fatta tu, sintetica, insomma, sì, celere. Sai, insomma, qui. Andiamo! Che cavolo ridete dalla regia! Dai, ognuno sa. Conosciamo di ognuno, sappiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Dai. È partito un applauso a scena aperta. Vai Olan. Esattamente 10 minuti. Aspetta, vado col cronometro. Io voglio dire, sono 30 secondi ancora a parlare. Tu dico, vai! No, io credo che il presidente faccia bene a pensare quello che pensa, solo che certe volte nella comunicazione è vero che è una partita di poker, ma non dovresti rivelare completamente le tue mosse. Ecco, quando fa questo tipo di dichiarazioni credo che si dia un pochino la zappa sui piedi. Cioè, queste informazioni dovrebbe sapere l'agente Pisacane, Lorenzo Insigne, ma non anche tutta Napoli, perché anche bello, come prima diceva il mister, no? È bello da parte di un allenatore sentirsi spronato, ben voluto dal presidente, e secondo me vale lo stesso anche per un giocatore. Se si fa sempre la stessa polemica, vabbè, se vuoi andare anche vale. Se questo è un po' il segreto di Pulcinella, perché ormai si sa da mesi che è questa la strategia che stanno bello, facendo. Allora io sono d'accordo, ripeto, sulla strategia, però dal punto di vista comunicativo è anche bello per un giocatore sentirsi importante, visto che sa di esserlo. Quindi se io so di essere importante per la piazza di Napoli, per Napoli e per Napoli sto facendo anche una scelta di vita che va più verso il cuore che verso i soldi, più carino di aggiungere una cosa. Poi puoi anche non pensarla come me. Sai, premessa che la penso come te, però è chiaro che ormai è diventato a Napoli il segreto di Pulcinella, perché ormai sono mesi che fanno questo e si doveva arrivare prima o poi a questo. Però tu devi, secondo me il presidente sbaglia quando alla vigilia di una partita importante come quella di oggi viene fuori una polemica sciocca. Infatti, se vedi, Baldari se lo voleva tirare, cioè lui parlava, quello che io penso. Prova a immaginare qualora le cose non dovessero andare in maniera positiva, quale sarà il commento di tutta l'opinione pubblica e di ogni tifoso a Napoli ogni volta che siamo
mettiamola là per vincere qualcosa, lui se ne esce con queste stupidaggini. Questo diranno, anche se poi per chi lo conosce bene come me sa che è prettamente una strategia per cercare di tenersi l'insigne alla cifra più giusta secondo lui. Allora sentiamo un attimo, c'è un WhatsApp di un nostro telespettatore. Sì, ciao, volevo chiedere a Montervino cosa ne pensa di Godin del Cagliari quando Koulibaly partirà per la Coppa. Massimo da Bacoli. Ma ti dico, non è Godin è chiaramente uno dei difensori secondo me più forti in una difesa a 3, a 4 fa più fatica, anche se come esperienza potrebbe essere un valore aggiunto. A me quello che invece piace tanto è quello che giocherà stasera al posto di Koulibaly, che è Juan Jesus. Per me è un centrale, anche lui bravissimo a 3, un po' meno a 4, però essendo un piede mancino di grande struttura, di grande velocità, di grande forza fisica, secondo me potrebbe essere la valida alternativa a Koulibaly. Allora, un altro nostro telespettatore? Sì, lo chiede al nostro mister Agostinelli. Buonasera, si dice che ogni partita che gioca il Napoli è un esame da superare, ma questo è perché alcuni non hanno fiducia? C'è sempre da ricordare che il Napoli è partito per ritornare in Champions, anche poi passando per l'Europa League, che non è trascurabile come molti auspicavano. Grazie e buona partita, forza Napoli. Beh, ma su ogni partita si dice di qualunque squadra, la prossima è sempre un esame di maturità, queste sono parole che se le porta via il vento, ma la realtà è questa, quello che è stato, quindi se tu vuoi raggiungere un obiettivo non devi fare programmi a lunga scadenza, a media scadenza. La prima partita è quella di domenica, questo te lo dice l'allenatore, ma non perché vuole fare lo scaramantico, perché è la vera realtà, quindi non è né mettere le mani avanti, né essere scaramantico, è la realtà, perché cioè voglio dire, ma guardiamoci un po' intorno, perché se noi guardiamo solo da una parte, ma ci rendiamo conto che ci sono dei risultati abbastanza clamorosi spesso e volentieri. Certo. E quindi se capita a tante altre squadre, anche grandissime squadre, può capitare assolutamente. Può capitare anche certo, al Napoli, sì. No? Allora, abbiamo anche una telefonata, vediamo chi c'è in linea, pronto? Sì, pronto Gennaro. C'è Gennarino. Ciao. Pronto? Pronto. Ciao Gennaro. Gennarino Lasti. Ti chiamo da Melito, ma stasera vinciamo 4-3. Ehi. Qua, addirittura, cioè. Portatevi l'importante, Italia-Germania. Un po' di calmante allo stadio. Perché lo stadio stasera. Se lo stadio stasera non vince, perché deve essere controllato pur l'arbitro, ad essere controllato che deve essere una bella partita. Quello sì, lo speriamo. Lo speriamo. Deve essere una bella partita. Grazie. Grazie okay. Gennaro, grazie di averci chiamato. E allora adesso invece chiamiamo in causa Italia dal Maradona. Sì, allora ragazzi, innanzitutto una nota di cronaca. Purtroppo ci sono delle code lunghissime per entrare all'interno dello stadio. Dopo le prime partite sembrava che i problemi fossero risolti definitivamente. Invece stasera dobbiamo raccontarvi questo e lascio a Marco la possibilità di inquadrarvi i lunghissimi serpentoni che provano ad avvicinarsi ai varchi per i controlli. Nel frattempo vogliamo chiedere ai nostri amici qui presenti allo stadio come la pensano circa le dichiarazioni del presidente sul rinnovo di Insigne. Benvenuto a Canale 8. Lei pensa che sia stata un'uscita infelice, che sia una normale dialettica su argomenti che conosciamo? Lorenzo ne avrà subito il colpo? Io lo dia a lui. No, io penso che Lorenzo ha dimostrato più volte di essere un professionista e quindi credo che sia il normale gioco delle parti. E la cosa che dispiace è che penso ci possa essere qualcuno dall'esterno che possa fomentare questa discussione e disturbare la serenità dello spogliatoio. Va bene così, grazie. Lorenzo, disturbato dalle polemiche, cioè dalle polemiche, dalle dichiarazioni del presidente, o sapeva sulla mascherina, grazie? Sapeva che insomma l'argomento è conosciuto. L'argomento è conosciuto, lui lo sa che. C'è qualche dichiarazione? Cosa il presidente ci ha abituato a queste defaianze. Dice sempre che i giocatori sono in stare, poi come gli esperti insegni, Higuain, Cavani e Lavezzi, come infatti sono andati, speriamo che non sia lo stesso con il capitano. Grazie, un'altra battuta ad un altro amico, se Marco sì. Si avvicina. Allora, sì ragazzi, secondo voi il capitano Lorenzo Insigne accuserà il colpo dopo le dichiarazioni del presidente? Ma questa non è la fila per la vaccinazione? Sì, anche.
perché dopo te la fanno dentro. mi auguro proprio di no, assolutamente, anzi mi auguro che il Napoli vada avanti comunque con Insigne o senza Insigne. Grazie, linea allo studio, a dopo ragazzi. Grazie, allora Salvatore, abbiamo la quota di Anghissà, va bene? Ah, no, mi interessava di più Italia in diretta dalla Roma Merlin, no? C'erano le casse. Sì, la quota del gol di Anghissà, però no, primo marcatore. No, primo marcatore è Osimhen. Giussaio, come primo marcatore? No, come quota. No, voglio sapere Anghissà marcatore in generale. No, è quotato a 18. Quindi non è proprio 18, forse primo marcatore, ma vedi sul tuo telefono, cioè non è un problema. No, abbiamo i nostri potenti mezzi e quindi li sfruttiamo. Abbiamo una connessione. Abbiamo messo apposta una ragazza e un uomo proprio per non condividere queste. Comunque, giocate voi che potete, che ci seguite da casa e che potete, gol di Anghissà. Invece se noi dobbiamo dare i consigli per scommettere, non è così. Beh, Maurizio Costanzo, dei consiglieri per gli acquisti, un po' io consigliere i bullet, mo. Fammi capire. No, va bene, senti, cortesemente, possiamo un po' adesso parlare, ti trovi della figlio Romana Rinaldi, sì. Perché è il loro momento, se te lo trovi un attimo, ci parliamo che dopo andiamo anche a cercare. Sono anche le quote? No! Okay. No, lì di quote ce l'ha solo la signora assunta, sì. No. Ma è un'esperienza, adesso non è che io dico sempre che personalmente distingo i ristoranti dove vai a mangiare e dove ti vai a nutrire. Lì si mangia, è chiaro che quello è importante, questa è la mia differenza. Allora, giustamente, dimmi Salvatore. Ha sbagliato di poco, tipo, 16 volte la posta, il gol di Anghissà. Cioè, vogliamo continuare? No, vogliamo contribuire. Vogliamo contribuire. 10 euro pronto, c'è la cima? Addirittura. Mister. Ormai facete parte della famiglia. Stavo ancora pensando sul fatto di nutrire di cosa. A me mi viene da pensare. No, ti spiego. No. Scusa, una fettina di polacco, mister. No, stavo fammi finire. Ah. No, perché volevo dire, per fare un complimento a questo studio, che noi parliamo di calcio e non di pallone. È un po' la stessa identica. Cosa. No, grazie, questa è una bella cosa. Poi non dipende da me, perché siete voi quelli bravi. Stavi andando a finire. Siete voi quelli bravi. Ma pure magna, soprattutto. Parliamo anche di cibo. Io scusatemi, devo fare una cosa, ma devo consolare l'amico direttore sportivo, perché ieri ho visto gli highlights della partita del suo Taranto e ci sono rimasto male io per te. Non lo dire a me, come ci sono rimasto? Cioè, soprattutto quando al 94esimo, nella stessa azione che poteva portarli al pareggio, si hanno magnato contemporaneamente da nazione 3 gol. Mamma mia. Cioè, perché potevano fare 3 gol e non l'hanno fatto. È finita poi la partita con un arbitraggio non proprio di quelli meravigliosi. Ma dico questo, però ti sono stato vicino. Grazie, grazie. Ho sentito la tua presenza, capuzzola, l'ho sentita, e non l'ho sono riuscito. La sento ancora adesso. La cosa che mi è dispiaciuta molto. Allora, una cosa, ma come lo vedete voi, anche se vi sembrerà strano quello che vi dico, ma Tudor, c'era qualche sirena juventina oppure continueranno con Allegri ancora tanto? No, ti dico che Tudor è stato, quindi ti do... Mi dai una cosa per certa, ma è una curiosità. Nell'epoca Pirlo... Tudor gli era stato messo come secondo, pare che, e poi sarà allontanato dopo qualche mese, perché pare che nel percorso di Pirlo di crescita fosse molto invasivo. Questo comportamento ha infastidito molto la società, tanto da decidere poi di puntare su Pirlo Baronio e tutto il suo staff e allontanare Igor Tudor da quella che è la famiglia Juventus. C'è un'altra mossa vincente, quindi, praticamente. Visto che negli ultimi anni dirigenza. Ne hanno fatte tante, lui si aspettava che sollevassero Pirlo un po' prima per subentrare. Queste sono le voci che girano, solo, come diceva il mister, cioè, il ma sono sempre i risultati. Sì, ma infatti, cioè, io penso che la Juventus abbia un ciclo finito, che è quello di Agnelli, no? È chiarissimo. Non finirà mai, secondo me non finirà mai. No, ma io parlo dell'attuale presidente, che in questo momento, dopo tanti errori commessi, per me ne sta commettendo ancora tanti altri, ma questo è un altro discorso e forse anche un'altra trasmissione, quindi non assolutamente andiamo ad affrontare. No, per adesso noi però il fatto è che questo conferma che continuano ad arrivare scelte sbagliate, visto che prima si parlava di arbitri, continuano ad arrivare episodi punto interrogativo dove non si sa come analizzarli, perché un Mani in aria in alcune partite viene giudicato in un modo, in altre un altro. No, il discorso campionato è sempre lo stesso. Però, su quello sì, vediamo se c'è qualche WhatsApp di qualche amico. Domanda rivolta un po' a tutto lo studio: secondo voi chi sarà il giocatore determinante in questa partita? Grazie, Beniaminio. Anche sa
appena puntato, appena puntato 20 ho appena euro fatto la scuola. Anche sa, mo deve essere per forza, anche sa. Ma mangazzo proprio, sennò mister. Non si dice. Ma guarda, vorrei pensare a Zielinski. A Zielinski. Bene. Mister, ma che è il turno della polacca a te stasera? Perché voglio capire. No, ti spiego. Zielinski. Si vocifera nei corridoi che è già stata assegnata. Io so un po' a chi, ma allora, ha detto la non è da, questo, ragazzi, non è da questa parte. La prossima volta lo faremo per estrazione. Ma è la, allora, è la consegna ufficiale o quella probabile? È una bellissima. È la probabile, perché nella probabile c'ero io. La probabile ci già sono uscite le polacche ufficiali. Allora vediamo le slide cortesemente. Allora andiamo al telefono se abbiamo qualche amico. Sì. Salutiamo Salvatore. Ciao, sei in diretta. Pure salutiamo. Buonasera. Ciao Salvatore. Senti, volevo fare una domanda a mister Agostinelli. Certo. Se lui è d'allenatore, avrebbe rischiato anche sa un giocatore disfidato con questa partita. Grazie, adesso avrei la risposta. Sì, solo un'altra cosa volevo dire. Sì. Io ho avuto dei biglietti da Tufano, faccio pubblicità. Una è mia e l'altra di mio collega. Io sono andato allo stadio per entrare dentro lo stadio. Il mio collega non è potuto venire e ha fatto la dedica a mia moglie con i documenti cos'è, e non ho voluto far entrare mia moglie. Ma lo stadio con le deleghe che non... purtroppo forse non è più possibile. Non si può fare lo stadio con le deleghe. Hanno detto che non è più possibile, che la società calcio Napoli non permette più di fare le deleghe. Sì, però tu capirai che non dipende dal Napoli, È proprio un regolamento assoluto, sì, ma dopo il Covid. Più alti lì fuori. Sì, però io non posso biasimare questo comportamento da parte del Napoli, perché sono tornato allo stadio San Paolo e sono venuto a casa e vi sto seguendo da diretto su canale. A me dispiace perché grazie intanto che ci segui. Adesso ti risponderà il mister. Forza Napoli, grazie di cuore di aver chiamato. Allora Andrea, vedi, risparmiare o meno anche allora, se io sto a tre domeniche dalla fine e domenica giocavo con il Milan e sto a pari punti, quindi a tre domeniche dalla fine, dove mi diventa veramente determinante quella partita, posso pensare a far respirare e a non rischiare la diffida di Anguissa. Certo. Oggi neanche se domenica gioco con il Milan o con Real Madrid, perché è troppo presto, e oggi è una partita che a me serve il miglior Napoli per portare a casa i tre punti. Certo. No, c'è sempre tempo, ma poi se fosse sicuro che un giocatore è così determinante, ci penso anche a tre domeniche dalla fine. Perché per me quello che vale sono i tre punti di oggi. Certo, il Milan a tre domeniche dalla fine, un pensiero ce lo posso fare. Ma oggi proprio mai. La miglior formazione in campo. No, anche perché comunque... ma non importa se viene squalificato. Capiterà, qual è il problema? Anche il centrocampo che ha giocato giovedì contro il Legia, comunque Demme ha fatto la sua partita, insomma. No, ma posso dire una cosa? Poi lui non deve essere condizionato. Ripeto, non deve essere e non sarà condizionato. Se deve fare un fallo tattico per salvare una situazione pericolosa, lo fa, viene squalificato come tutti i giocatori. Non deve fare calcoli, per me è così, perché il Napoli ha una rosa talmente importante che immagino una giornata di squalifica, non succede nulla. Allora, intanto stiamo seguendo il riscaldamento sia dei giocatori del Napoli che dei giocatori del Verona al Maradona Stadium. Siamo a 20 minuti dall'inizio di questo Napoli-Verona, che precede comunque un altro turno importante, nel turno appunto di stasera, nel posticipo dove ci sarà il derby, e come diceva, sottolineava prima Yolanda, comunque qualche punto ad una delle due lo si toglierà, insomma, ineluttabilmente. A chi volete meglio che venga? A chi stasera? Pensa che io faccio meglio? Proprio, io sono Salomonico, bel pareggio. No, intendo dire, così. Tra le due che vincono, ovviamente siamo più contenti se i punti li perde il Milan, cioè se perde il Milan, no? Direi di sì. Ma anche sì, se direi poi di sì, vorrebbe l'Inter. Dire, direi che un 30% vorrebbe dire che se tu vinci oggi e l'Inter perde gli vai a 10 punti. E una forse l'abbiamo messa lì, no? Non è allora, anche vero un discorso. Io temo più il Milan che l'Inter quest'anno. È logico. Secondo me è più forte il Milan che anche l'Inter, quindi comunque più contento di togliere il Milan c'ha più anche chance di uscire, purtroppo, anche se uno simoro chance quello di uscire, sì, insomma. Quello però sì. in Coppa, in Champions, sai, che va via dalla Champions, si concentra solo sul campionato, mentre l'Inter invece comunque, insomma, con la vittoria fatta pure contro... Scusami Beppe, ma io sono 2-3 minuti che sono completamente concentrato sul riscaldamento, perché credo che nel riscaldamento Anguissa stia avendo un problema muscolare. No. Infatti, e io perciò ho detto, ti devo dare una brutta notizia. Grazie. Comunque voglio dirti che lo Bocca
lo porta. E come hai fatto a giocare? Primo gol di Anghissà. Ma aspetta il riscaldamento pure tu, no? Riscaldamento, però ti voglio dire che Lobotka ha giocato bene in Coppa, ha avuto anche dei bei voti. Ma chi? Ecco. Lobotka. Perché era in Bologna. Ah, vabbè, sì, però sì, effettivamente, dai, con Anghissà intorno. Questo lo dico. Allora, sentiamo intanto qualche amico che ci scrive. Sì, buonasera, una domanda per mister Agostinelli. Mister, secondo lei la partita di oggi ci può dare indicazioni circa l'assenza di Koulibaly per la Coppa d'Africa? Antonio Borrelli. Certo che sì. Anche se una partita non fa storia, perché poi chissà come andrà a finire, gli episodi, quello che volete, però il Koulibaly degli ultimi tempi, che è ritornato ad essere uno dei più forti giocatori difensori europei, e ve lo dico guardando tutti i campionati più importanti d'Europa, certamente sì, perché oggi, soprattutto con il terzo attacco del campionato, rendiamoci conto, è una squadra veloce in contropiede, una squadra che ti pressa e ha degli ottimi giocatori davanti, quindi Koulibaly oggi era uno dei punti di forza, però dobbiamo. Certo. Allora salutiamo intanto Italia, che credo che debba entrare allo stadio. A te l'ultima battuta, Italia. Sì. Sì, allora voglio soltanto raccontarvi quale potrebbe essere il problema che si è venuto a creare nell'ingresso della tribuna, perché in realtà negli altri settori tutto è stato molto più scorrevole. Il numero dei varchi aperti che sono limitati, mi è stato detto in maniera confidenziale, chiedendomi di non rivelare la fonte, che in realtà si era proposto di aprire altri varchi, ma è stato detto non serve per questa partita. Insomma, alla fine io spero che i nostri amici tifosi riescano ad entrare in tempo per il fischio d'inizio, ma nutro forti dubbi che gli ultimi della coda ci riusciranno. Questo è tutto dal Maradona, ci sentiamo tra il primo e il secondo tempo. Ciao, grazie Italia, buona partita e forza Napoli. Ragazzi, succede, però insomma, alla fine se sono sottostaffati può capitare. Scatta il Toto sostituto qualora dovesse. Sì, abbiamo visto che sta facendo. Facciamo decidere lui, perché sicuramente sbaglierebbe. Quindi riscaldamento personalizzato. Io ti dico che per me ha ragione Francesco. Io ti dico che se gioca rischia. Sì. Allora adesso. Cioè, se pensano che già il giocatore abbia avuto un piccolo infortunio, potrebbero anche usare questa partita per fargli prendere l'ammonizione per poi scontare la squalifica, perché se hai una piccola lesione o comunque un'elongazione, roba varia, c'è il caso che tu riesci a saltare, cioè salteresti anche la prossima quasi sicuramente, a meno che non decidano di non rischiarlo per salvaguardarlo per la prossima. C'è una pausa è vero quindi allora no perché se rigioca proprio fra 15 giorni sì è vero è intelligente da furbo, no? Con le 5 sostituzioni io posso far giocare Anghissà i primi 3 minuti. Non è sportivo, però diciamo troviamo gli escamotaggi migliori per prendi l'ammonizione, fai la sostituzione, sei squalificato, magari però fra 4 giorni avevi una partita e quindi te la sei liberato. Però deve fare qualcosa per essere ammonito. E che ci vuole? E se l'arbitro dice no, non ti vogliamo. Non credo. Devi ammonire per forza. Non hai idea quanto ci vuole poco. Un attimo ci vuole. Un esempio tipo? Questo. Aia! Ti tiro la mano. Poi ti ammonisco, Vedi? Hai ragione. Un fallo da dietro leggero, zaino. Quello rischia l'espulsione. Oppure c'è punizione per la squadra avversaria, gli butti in avanti. Vabbè, abbiamo qualche amico al telefono. Avevamo Salvatore, sei ancora in linea, Salvatore? Certo. Sì, buonasera. Ciao. Buonasera. Io, se era possibile, fare una domanda al capitano Montardino. Dimmi. Francesco, io ti chiedo una domanda. Mi dispiace tantissimo, ma c'è un giocatore del Napoli che lo vedo molto triste, è Meret. Quindi c'è un problema Meret, che anche l'ultimo allenatore, Gattuso, sceglieva in campionato Ospina, Spalletti sceglie Ospina, quindi per me c'è un problema Meret. Allora, è chiaro che questo è un dato importante. Io sono un merettiano, però quando cambiano gli allenatori, ma la scelta ricade sempre sullo Spina, è chiaro che probabilmente l'errore è più il mio rispetto. Poi tu mi dici che lo vedi triste e ti do una triste notizia: lui è un friulano. I friulani sembrano che non abbiano emozioni, sono sempre molto discreti, molto al loro posto, quindi chiaramente non è che sia triste, ma un suo modo di fare. Io mi auguro che possa avere comunque la possibilità questo ragazzo comunque di riscattarsi. Un portiere giovane, un portiere assolutamente italiano, quindi per me grazie. Allora
va giocato Meret in porta, cioè in campionato deve giocare Meret sì, però per adesso credo che la scelta sia stata fatta, per adesso è il portiere di Coppa. Grazie di aver chiamato. Allora, abbiamo la notizia ufficiale, l'abbiamo evinto dal rientro degli spogliatoi. Anguissà non sarà della partita, quindi non giocherà, e adesso capiremo chi sarà il sostituto. Senza Koulibaly e senza Anguissa. Ecco, quindi è una partita in proiezione Coppa d'Africa praticamente abbiamo. Volevo integrare la risposta di Francesco, no? Mi piace molto la bontà di questo tifoso che si preoccupa del dispiacere, della serietà. Gli dispiace per Meretta, ma è normale così. Però deve sapere che il calcio purtroppo in certi momenti, anche se c'è tanta bontà, quello che volete, è mortua vita mea, nel senso che se è triste lui, se Ospina stava in panchina sarebbe stato Ospina che è triste. Del resto chi gioca poco, chi gioca veramente pochi minuti e chi non si sente protagonista, quindi per forza è più triste, ma sta proprio lì la forza del gruppo, la forza di un allenatore di farsi voler bene anche da questi che giocano poco, quindi mi piace questa bontà, però è una cosa non normale, di più che in un gruppo del resto devono entrare in campo 11 giocatori e quindi non è semplice. E a proposito di chi gioca e chi è triste, sì, possiamo supportare Turco che ha giocato Anguissa? No, lascia stare Gio, però posso due secondi proprio. Ospina quanti anni ha ancora per giocare, nel senso a questi livelli? Credo che sia l'ultimo anno questo. Vorresti dire che se va in panchina non è triste Ospina? No, dico, però questo è l'ultimo anno di Ospina a Napoli. A Napoli? Scadenza, credo sia scadenza. A Napoli sì. Poi se non c'è abbiamo delle dichiarazioni che di Lorenzo. Ha parlato ai microfoni di DAZN. Spiegando che comunque rispetto all'anno scorso questa è una partita molto diversa, in quanto la squadra è anche diversa, e ha voluto comunque parlare della maglia in onore di Maradona e cercarlo di omaggiare in questa partita. Vabbè, se trovi anche quelle di Giuntoli, poi ha aggiunto altre cose. La maglia è Giuntoli. No, ha parlato poi di Caprari, che ha che comunque è un bel giocatore e ha molta tecnica. Va bene. Giuntoli? No, di Lorenzo. Detto sempre di Lorenzo. Okay. Di Lorenzo ha parlato di Caprari, poi ho chiesto io di Giuntoli. Allora, io una piccola domanda che faccio a te, che hai fatto il calciatore, poi... Sì, dimmi Peppe, dimmi, tanto non ci guardo. Cioè, abbiamo avuto negli ultimi 15 giorni, tre piccoli fastidi muscolari. Ci può entrare l'affaticamento che veniamo comunque da un sacco di partite, certo. Preparazione, viaggi. Ma guarda, mi è capitato un anno solo della mia carriera di fare anche le coppe europee, per sfortuna dico io l'ho fatto solo un anno, però non recuperi mai e non ti alleni mai in un certo modo, perché qui il mister ce lo può insegnare. Giochi la domenica, defaticamento. Il giorno dopo chi ha giocato fa uno scarico, chi non ha giocato deve caricare poco, perché il mercoledì giochi in coppa, certo. Il martedì viaggi, volo, quasi sempre voli lunghi, arrivi, dormi, giochi, dopo la partita ridormi, la mattina ti alleni, riparti, charter, ritorni, quando arrivi hai fatto il viaggio, quindi non puoi caricare perché già sei sovraffaticato. No, la gestione veramente è pesante. Quando si parla di giocatori che fanno 55-60 partite all'anno, ragazzi, è questa la cosa difficile, cercare di gestirsi, e tante volte gli allenatori non sono aiutati da calendari così fitti, e in più ci devi mettere le nazionali. Quindi certo. E il Napoli ha tanti giocatori che vanno in nazionale. Ed è vero Francesco, e ancora di più lo staff medico insieme allo staff tecnico devono veramente andare in simbiosi. Guardate, certo, che oggi come oggi rispetto a tanti anni fa, questi due staff sono diventati 20, una volta erano 5, no? Certo. Quindi era più, cioè, adesso se tutti sono d'accordo, cioè, non si può sbagliare, o quantomeno si può sbagliare meno, no? Però mister, è questo il gioco, cioè, nel senso, no, ci sono tanti giocatori che in questo momento stanno denunciando questa cosa, dicendo per noi è difficile, non ci siamo mai fermati, c'è stata la pandemia, poi ci sono le nazionali, poi le competizioni europee continuano, non si fermano, ok, tutto verissimo, però francamente il gioco per voi vale la candela, cioè prendete stipendi altissimi. Ma non c'è, non c'è la polemica. Un giocatore parla in generale, ma prova a levarlo lui.
dal campionato alla Coppa, perché il giocatore vuole sempre giocare. Sì, poi in generale dice sì, in effetti sono troppe partite, l'allenatore è giusto che, ma se, voglio dire, se capita a lui spesso, no, ma non era rivolto a Francesco, ma no, 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 magari no, chi ci ascolta, ma poi i vari giocatori del ti dico che guarda, ti dico una cosa, che i più infastiditi da questa situazione poi sono gli allenatori, che non hanno mai la possibilità di potersi allenare con il gruppo completo, con il... E vogliamo parlare dei preparatori? Ancora di più, i preparatori atletici oggi come oggi è una figura, devono essere degli scienziati, ma perché se voi pensate che oggi come oggi per il business si va in tournée dopo una settimana ad agosto, a luglio, e si va a prendere dei grandi soldi per la società e tu non puoi dire nulla senza aver fatto una preparazione adeguata. Fai 18 ore di volo, fai 3 partite in 5 giorni. Voglio dire, oggi è questo è il problema. Io dico la verità. Questo problema, questo. Io da Carlo III arriva qua ai puri, sul quarto d'ora, 20 minuti, sento l'affaticamento addosso. Io voglio essere pagato di più, perché me lo merito. Ma adesso ne approfitto. Chiediamo a Giuntoli. Chiedete a Giuntoli. Giuntoli ha ripetuto che comunque la squadra deve pensare a fare la sua partita e che comunque il percorso è molto lungo, quindi ogni partita è importante in, per sé. Poi ha parlato del rinnovo di Insigne e ha detto che sono molto buoni i rapporti con, sia con il procuratore ovviamente che con Lorenzo, però attualmente non ci sono grandi novità. Bene. Poi, su Juan Jesus? Sì, su Juan Jesus ha parlato appunto della sua carriera avuta con la Roma e con l'Inter e l'ha molto incitato e ha fatto molto parlare di sé e che comunque Spalletti già lo conosceva, quindi era già un punto fisso nella squadra. Che non lo conosce, il 24 dicembre, no? Mi dispiace che sta diventando un problema di Coppa d'Africa oggi, mi dispiace perché Koulibaly, Anguissa, City e basta. No, infatti l'ho detto, è una sorta di, stiamo facendo una prova generale per quando sarà gennaio. Salerno senza Osimhen, oggi senza gli altri due. Però piano piano, togliamolo una alla volta. L'importante è... C'è una domanda prepartita interessante per Yolanda De Rienzo. Buonasera a tutti, una domanda per Yolanda. Pensi che sarà la solita strategia di Spalletti, primo tempo di attesa e secondo di attacco? Grazie a tutti, saluti Antonio. Io non gli ho mai visto un primo tempo di attesa, quindi non so Antonio tu a che cosa ti riferisca, però ti posso dire che fino a questo momento, e rispecchia anche quello che dico con i voti alti spesso ricevuti sui giornali, raramente ha sbagliato sia approccio alla gara, se non in qualche partita, sia anche le sostituzioni in corsa. Quindi mi aspetto una gara alla Spalletti, lo spero, perché se i voti continuano così vuol dire che sta facendo un ottimo lavoro. Posso intervenire per Antonio? Assolutamente sì. Questa cosa non c'è strategia, non c'è allenatore al mondo che dice il primo tempo andiamo piano, il secondo tempo andiamo veloce. Anche perché sennò poi le... Ma non esiste al mondo. Allora, se succede che per esempio il Verona è una squadra che all'inizio gioca va a 2000, il Napoli un po' di meno, così non è una strategia dell'allenatore, è che ci sono anche gli avversari, ci sono i componenti della squadra che per loro caratteristiche entrano meno in gioco per i primi 10-15 minuti. Vi faccio solo un esempio pratico: 2 anni fa, prima del Covid, c'era l'Atalanta che il primo quarto d'ora, i primi 10 minuti della partita, ha preso per 12-13 volte gol e andava in svantaggio. Gli ci voleva un quarto d'ora per iniziare e poi diventava travolgente. È una questione di caratteristiche, ma mai una strategia dell'allenatore. Andiamo piano il primo tempo che ci pensiamo il secondo. Non esiste al mondo. Portateci la lavagnetta per favore a me e il mister, che dobbiamo preparare la partita con tutte queste assenze, Coppa d'Africa, per favore. Vabbè, allora, dato che noi tra un po' insomma passeremo alla nostra pausa prima del primo tempo, abbiamo la vignetta.